Sei palermitani arrestati, tra cui un agente di polizia, tutti accusati di corruzione. Giacomo Prestigiacomo, 42 anni, finito ai domiciliari, avrebbe fornito informazioni su indagini nei loro confronti in cambio di soldi. L'agente che ha lavorato all'antirapina nel reparto mobile avrebbe rassicurato il gruppo che non c'era attività di intercettazione sugli autoveicoli di Lo Iacono. L'indagine avviata nel dicembre 2014 ha preso le mosse da altri accertamenti condotti dalla polizia di Udine su un gruppo di rapinatori specializzati in assalti ai danni di banche del nord, in particolare della provincia di Udine. I provvedimenti hanno raggiunto anche 5 palermitani, tutti con precedenti, tranne una donna. Sono Pietro Madonia, 45 anni, arrestato per rapina in atto, detenuto ai domiciliari, Vito Leale, 54 anni, in carcere per rapina e droga sciacca, Guido Riccardi, 31 anni, detenuto a Trieste perché accusato di rapina, Rossolino Lo Iacono, 44 anni, detenuto a Trapani per rapina, e la moglie di quest'ultimo, Deborah De Lollis, 47 anni, incensurata. I rapinatori erano specializzati nei colpi alle banche con la tecnica del buco. Così la procura friulana aveva trasmesso i verbali delle intercettazioni telefoniche alla mobile di Palermo, che è riuscita a risalire alla talpa. Un'occupazione che ha innescato un braccio di ferro tra l'azienda, che ha chiesto anche l'intervento della Digos, e i dipendenti che, dopo il nulla di fatto di ieri al Ministero dello Sviluppo Economico, vedono sempre più concreto non solo il trasferimento in Calabria per 400 unità, ma anche tutte le incognite sul futuro delle due sedi palermitane. Perché i segnali non sono buoni e perché l'accordo di maggio sul mantenimento dei livelli occupazionali è diventato carta straccia dopo l'annuncio 10 giorni fa della chiusura delle sedi di Roma e di Napoli, 2.511 i dipendenti coinvolti. Tornando all'avvertenza palermitana, restano 10 giorni di tempo, forse meno, per evitare i trasferimenti dei dipendenti dell'ex commessa Enel alla sede di Rende in Calabria. L'azienda ha disposto un part-time di 4 ore settimanali per 700 euro al mese. I sindacati dicono che gli stessi servizi possono essere resi dalle due sedi palermitane e non hanno neanche preso in considerazione l'ipotesi avanzata ieri, prima che il vertice si chiudesse con un nulla di fatto, di far assumere i 400 dalla società che adesso gestisce la commessa Enel. Ore di tensione, quindi. In tarda mattinata Almaviva Contact, con una nota, ha giudicato inammissibili le forme di protesta che si collocano fuori dalla legalità. Il riferimento è all'occupazione di questa mattina della sede di via Marcellini. La società, conclude la nota, assumerà ogni iniziativa a tutela della legalità, della continuità delle attività e della sicurezza delle persone che vi lavorano. Si aggiunge quindi un altro fronte di tensione.